Grazie.
Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte. Thank you.
Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia: salva il tuo popolo, Signore. Benedetto sii tu, o Gesù Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi. E ci cerca i gentili con il tuo sangue prezioso. Tu, che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te. E fondi il tuo spirito sull'umanità intera. Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti. Sostieni i missionari del Vangelo, perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce. Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce. Sentano il conforto della tua presenza. Ci rivolgiamo a Dio Padre nel ricordo di Madre Alessandra, pieni di gratitudine per i semi che lei ha seminato e che con la grazia dello Spirito sono cresciuti nelle forme più varie, nelle persone, nelle comunità, nella Chiesa. Ci rivolgiamo a Dio Padre con le parole di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri diritti, come anche noi rimetterai ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché secondo lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della vita e della pace, Padre di tutti. Tu hai progetti di pace e non di afflizione. Condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la madre di Gesù, ancora ti supplichiamo. Parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli. Ferma la logica della corruzione e della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi e onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti adoriamo in Cristo e ti benediciamo. Perché con la sua santa croce